Buonasera e benvenuti di nuovo sul nostro canale Iris TV, lezioni di stile, Irina Tirdea per voi. Questa sera direttamente da Caserta, in provincia di Napoli, un invitato speciale, una invitata cara, nuovo nostro, chiamiamolo follower, no? del nostro canale, Daniela Del Prete, un collega e non solo... Ciao Daniela, com'è il clima a Caserta? Visto la situazione, lo stiamo guardando anche adesso in diretta, sono i nostri colleghi direttamente anche a Napoli, qual è la situazione? Il clima, se parliamo di clima, a Napoli non fa freschetto, non troppo caldo, c'è stato il sole, però purtroppo se parliamo di altro, sappiamo un po' tutti che un po' in tutta Italia... C'è una situazione un po' di tensione di tutti, insomma, e quindi, vabbè, che dobbiamo fare? Non ci possiamo spostare provincia per provincia. Assolutamente, quindi la unica cosa che lo possiamo fare è di portarci avanti con i nostri progetti online, quindi spostiamo tutti. Infatti... Magari il mio look qualcosa... sta anticipando, visto che non festeggiamo l'Halloween, il Natale non lo sappiamo, noi ci portiamo avanti così come vi abbiamo sempre abituato con un sorriso. Quindi queste lezioni di stile saranno un anticipo per Natale, Daniela, se sei d'accordo. Sì, sì, vedo. È simpaticissimo. Non poteva mancare il rosso. Qui ce l'abbiamo. Grazie. E tu indossi il mio colore preferito, il rosa, il pink. Devo capire che è anche il tuo. Ah, non lo sapevo che era il tuo colore preferito, però vuol dire che meno male Sì, quindi ho detto, ho preferito mettere qualcosa di questo colore, anche se amo molto il blu elettrico come colore. Ottimo, quindi sono entrambi due colori di tendenza di quest'anno 2020. Lo so che è stato un anno difficile e magari gli amanti della moda non hanno seguito come al solito tutte le nostre informazioni a riguardo, però intanto ci siamo divertiti in online, così come ormai lo facciamo da quasi un anno con questa situazione, perché la cosa che lo vogliamo trasmettere è questa, che anche a casa, anche se siamo bloccati, specialmente con il nostro partner, il nostro marito, ma perché no, anche con i semplici genitori o amici, ci dobbiamo sempre curare l'immagine, se sei d'accordo, Daniela. Certo, mai per curarsi, soprattutto in questo periodo, perché già mentalmente è difficile, però se anche ti trascuri è ancora peggio, invece dobbiamo fare in modo che non ci trascuriamo, ovviamente, e andare avanti. Io poi tra l'altro sono concordo con te perché sono una social blogger, quindi ho ideato nel primo lockdown il programma Noi Continueremo Covid, dove hanno partecipato tutti gli artisti di tutta Italia, perché sono molto seguita, quindi mi hanno inviato video, voglio partecipare anche al programma, e quindi è stato tutto web, ma seguitissimo addirittura anche dalla Svizzera, ho fatto dei video. Bellissimo. Addirittura Sudafrica. Vogliamo ricordare ai nostri telespettatori quali sono proprio i canali che ti possiamo seguire, Daniela? Sono su Facebook da Gas Social, molto, molto seguito. C'ho il mio sito che collega tutte le mie pagine da Gas Creation, da Gas News, che è www.dagascreation.com. Da lì sono collegate tutte le pagine e pensa che praticamente sono già quasi 12.000 follower che seguono il mio sito. Ottimo, ottimo. Durante è una soddisfazione perché va sempre crescendo. Sì.
Ottimo, tratteremo durante la trasmissione, troverete scritto già, di nuovo così ricordiamo, le pagine, i siti di Daniela Del Prete, dove la potete seguire sempre. Ma io avevo una domanda per te, Daniela. Come definisci il tuo stile da un punto di vista dell'immagine a questo punto? Perché è importante l'immagine, specialmente per il nostro lavoro. Ma guarda, un po' io mi sono rivolta a te perché ti sto dando del tu. Come no? Mi sono rivolta a te perché ancora non è ben definito, invece lo vorrei definire l'immagine, quindi mi piacerebbe avere un look tutto mio. Cioè, visto che adesso sto avendo molta visibilità, vorrei costruire anche la mia immagine, cioè, sentirmi bene con il mio look. Assolutamente, sei nel programma giusto, quindi dobbiamo trovare il tuo stile, Daniela, l'hai detto molto bene, ti deve riflettere il tuo carattere, la tua personalità, giustamente il lavoro che tu lo svolgi, ma perché no, ti devi sentire bene nei tuoi panni, questo è molto importante. Sì. Quando abbiamo fatto le nostre prime chiacchierate, magari eri un po' preoccupata delle tue forme morbide, anche io sono una curvy, diventata curvy, e tra l'altro il concetto delle lezioni di stile si è sviluppato proprio per questo, perché parto dal presupposto che non esistono donne brutte, non esiste età, non esiste Italia, non esiste nazione, esiste solo il fatto che le persone non sanno curarsi, non sanno trovare il loro stile. Ecco perché ci rivolgiamo a un fashion stylist, appunto per questo. Evidentemente quello che io potrei indossare non lo potresti fare tu, e all'incontrario, perché deve essere personalizzato. Mi piacerebbe che mi dissi quando sei nata, Daniela, anche per capire qual è il tuo segno zodiacale, poi te lo spiego perché è importante. Io sono nata il 18 marzo. 18 marzo, saresti un ariete. Sono una pesciolina. Sei un pesce, oh, allora la moda dovrebbe essere il tuo punto di forza, perché la donna pesce è innanzitutto molto elegante, gli piace sperimentare, sì, ma è bello, eleganza, molto bon ton, molto importante questo, gli piacciono i colori, ecco perché il blu diciamo che è molto importante, perché il pesce era impossibile di non piacerti questo colore, evidentemente. Fa caso che l'anno dove il blu è il colore di tendenza del 2020, anche se non abbiamo sfruttato tanto questo estate, questa primavera, ma proveremo di farlo in questo autunno-inverno, almeno quello che è rimasto da questo punto di vista. Infatti, no, io tra poco dovrò fare sempre, se permettendo Covid, permetteranno anche i ristoranti, perché l'hanno chiusi dalle 18 in poi, però a pranzo, insomma, ci si può andare. C'ho il tour Amira, che praticamente è un'associazione di maestri italiani, ristoranti alberghi, che sto collaborando con questa associazione Napoli Campania, settore Napoli Campania, proprio per andare in giro e a far vedere tutte le pietanze, i ristoranti, in modo per promuovere anche questi locali in un po' particolare. Quindi mi devo preparare per questo tour. Assolutamente. Ma non solo, quindi il nostro punto di forza è molto importante, sarebbe il giorno, ma non qualsiasi, quindi diciamo che non è molto lontano dal tuo essere, no? Molto bon ton. Sì, dobbiamo essere eleganti, sì, dobbiamo essere fashion, ma dobbiamo essere abbastanza composti, perché la parola stessa, bon ton, vuol dire questo. Questo cosa comporta? Specialmente per le forme morbide, noi la definiamo così perché questa è la parola giusta da definirla in nostro campo, non devono essere molto attillate,
dobbiamo fare attenzione a come mettiamo in evidenza appunto le forme. Cioè, se il nostro seno è molto prosperoso, per esempio, se la nostra mano e le nostre spalle sono molto larghe, è ovvio che non metteremo qualcosa di molto stretto, perché uscirà quel push-up di nuovo in evidenza, quindi dobbiamo essere alla pari. Invece nella parte sotto, se andiamo su qualcosa di largo, andremo su qualcosa di stretto, quindi un stretch, il pantalone sigaretta, per abbinare, no, molto bene le nostre lineature corporee. Se non lo facciamo all'incontrario, magari ci sono delle donne molto curvy nella parte bassa, sul fianco, e allora optiamo magari per la gona rotta, i nostri famosi anni 50, che io tra l'altro li adoro tantissimo, e andiamo su magari una maglietta un po' più attillata nella parte sotto. Spero che ho capito bene qual è il concetto dei volumi, è quello molto importante. Invece sui colori ci sono tante signorine, signore che mi scrivono in redazione: ma è vero che ci dobbiamo vestire solo di nero se siamo curvy? No, assolutamente. Il nero tra l'altro è bandito per il concetto iris, se lo vogliamo. E in realtà è vero, sì, il nero è... No. Scusami se ti interrompo, io in effetti io preferisco sempre qualcosa sul rosa, sul pastello, soprattutto i periodi estivi, no? Il pastellato sul rosa, appena posso qualche colore lo metto, anche in inverno vabbè, sì, prediligo più il blu, devo dire la verità, il blu è... però in estate, ecco, vado tutti i colori. Ma sempre la regola di prima: se nella parte alta mettiamo un colore chiaro, è d'obbligo che nella parte in basso deve essere più chiaro, e all'incontrario. Quindi il momento in cui tu sei un po' più morbida, per fare il contrasto, questa sarebbe la soluzione ottimale. Un'altra cosa molto importante sono i materiali. Diciamo che la seta o l'elastan, cioè le cose molto attillate, molto sottile, non sono una scelta ottimale per la donna molto morbida, quindi ci servono dei materiali un po' più rigidi, perché loro cadono diversamente. Ecco, è molto importante non solo di entrare nei nostri abiti, ma anche la forma che noi lo diamo, no? Il nostro aspetto. Se abbiamo preso qualche chilo in più, cioè non ci dobbiamo ostinare, no? Magari di indossare quel jeans che strizza, piuttosto la giacca uguale, no? Andiamo su un oversize. Ma infatti io questo sono andato un po' in difficoltà, perché prima indossavo sempre, ecco, avevo comunque un fisico, non dico esile, però comunque che mi permetteva di vestire in un certo modo. Adesso invece, avendo preso, ecco, dei chiletti in più, sto andando in difficoltà, perché ovviamente non posso vestire come lo stesso stile che avevo prima, perché le forme, certo, sono curvi, ecco. Certo, certo. E mi hai insegnato tu a dire curvi. Esatto, sono curvi o le donne morbide, perché non dobbiamo discriminare, e veramente non importa se abbiamo preso quei chili in più. È ovvio che ci sono sempre delle ragioni. Un altro messaggio che lo voglio trasmettere ai nostri telespettatori: di fare attenzione quando si esprimano, perché ho visto tantissimi commenti rivolti alle altre colleghe appunto del nostro campo, che magari non hanno più la figura del ventenne, no? Mi riferisco su quelle che sono andate avanti, ma abbiamo visto anche tantissime storie. Mi viene da nominare, no, la nostra Vanessa Incontrada, che appena l'avevamo visto, no, con il messaggio è molto forte, ma è anche molto infatti. Le persone non stanno realizzando che si può creare un bulimismo anche in rete, e non fanno attenzione quali sono le ragioni per cui una persona potrebbe prendere dei chili in più. In questo caso, anche nel mio turno è stata la stessa cosa. La salute non mi ha aiutato, per chi conosce la mia storia,
va bene così le mie curve, visto che sono viva e sana adesso. Infatti. E solo così ho potuto anche sviluppare, no? un stile adatto e di perfezionarlo anche per le donne curve, perché non siamo tutte modelle, ok? Infatti. È molto vero che anche su questo mestiere che si è sviluppato non da tantissimo tempo, almeno per Italia, mi riferisco al fashion blogger piuttosto al fashion influencer, dove comunque ti aiutano tantissimo, no? La parte tecnica, di avere un bel aspetto, ma non c'entra niente con i chili. È l'attitudine quella che conta. E questo bel sorriso che Daniela ce lo fa sempre, questo bel rossetto, questo bel rosa, no? E questo spirito giusto, che questa fa la bellezza di una persona, non le sue chili meno. Ti devo dire, io mi distingo un po', perché la fashion blogger è un conto, perché fai il video e lo metti lì subito in diretta, oppure io invece mi distingo come social blogger, perché faccio proprio il montaggio, faccio un montaggio video che poi lo metto in rete. È diverso, quindi io sto anche tanto tempo seduta, perché per fare un montaggio di 15-20 minuti, cioè ci impiego 2 giorni, perché vado nel dettaglio, eccetera. Cioè non è facile, è un bel lavoro. E quindi questo lavoro sedentario, poi con il Covid ancora di più. Ma lo sappiamo, l'abbiamo già visto, anche dei colleghi di un certo spessore, anche le nostre dive, tutti si sono ingrassati, ero... anche perché non sta necessariamente, io mi posso dare proprio dell'esempio, parlo di me in primo punto, veramente non ho avuto un appetito convulsivo, se lo possiamo chiamare così, solo il fatto di essere in uno status di stress, questo cioè può ingrassare così a vista d'occhi, quindi non è una questione solo di alimentazione, poi evidentemente movimento zero. Noi poi siamo stati, io specialmente provengo da una provincia, una città anche della zona rossa, che sono di Lecco, quindi per noi veramente movimento per 4 mesi è stato assoluto, quindi non è quando ci esprimiamo da questo punto di vista. Ma comunque, se mi permetti Daniela, magari in un altro, in un'altra edizione ti posso insegnare, vi posso dare dei esempi anche che dovete fare per questo tipo di lavoro molto monotono o per questo periodo di lockdown, se lo vogliamo definire così. Ci sono tantissimi esercizi che li possiamo fare anche da casa, anche in questa posizione molto bloccata, no? Molto sedimentaria. E spero di aiutarvi così come ha aiutato a me, perché mi avevo anche bloccata con la colonna vertebrale. Mamma mia! Ho imparare assolutamente a fare di tutto e di più. Ecco, il spirito deve essere questo, dobbiamo cercare sempre, informarci, perché le soluzioni ci sono senz'altro. Certo, ma non fermarsi mai in qualsiasi circostanza, è quello che... io dico della vita, anche perché ben sai il mio vissuto, il mio trascorso, quindi ho già combattuto per vivere, quindi adesso tutto quello che sta avvenendo dopo quello che ho vissuto e superato già anche quasi per miracolo, e dico sempre grazie a Dio, lo vivo sempre in funzione di qualcosa che deve sempre venire, qualcosa di positivo, cioè che prima o poi comunque il peggio deve finire, la tempesta finirà e verrà il sereno, ma per tutti. Quindi voglio dare sempre un messaggio positivo a tutti. Nei miei social, infatti, cerco sempre di essere sempre con il sorriso, perché è sempre bene dare un'immagine a chi ti vede di solarità, anche nel buio più totale, ma bisogna essere solari, perché la gente ha bisogno di questo, di sorridere. Alla fine questa situazione finirà, ma se non usciamo
in modo positivo anche da un punto di vista psicologico, è inutile che usciamo solo vivi fisicamente, quindi è importante di andare avanti. Nelle scorse edizioni, se sei riuscita a seguirci, Daniela, avevamo parlato appunto di questa protesta innanzitutto da parte dei nostri, li chiamo colleghi perché alla fine siamo tutti, facciamo parte del settore artistico, no? In una maniera o l'altra, e è vero, non dobbiamo lasciare morire l'arte e gli artisti, quindi dobbiamo sostenerli. E adesso si può fare anche online, con un semplice click, anche adesso guardandoci, per noi, se voi siete presenti, siete attivi, ci avete guardato, vi preghiamo di mandarci i vostri commenti, i vostri suggerimenti, di iscriversi proprio, no, anche ai nostri canali, per noi è un sostegno, quindi questo è il minimo che lo potete fare, e non serve niente, perché noi siamo qui per mandarvi positività, un sorriso, informarvi. Abbiamo visto quanto era di importante, no, di seguire i canali giusti per avere una informazione accurata e reale, non i fake news. Quindi abbiamo imparato, è stata una scuola per tutti, pensiamo noi, anche per quelli che non erano del settore, quanto è stato di importante, anche se siamo stati da un bel po' di anni traslasciati, no? Noi artisti, da questo punto di vista, siamo ancora toccati, ancora non è finito, però mi sembra che c'è più solidarietà da questo punto di vista. Tu come la vedi, Daniela? Sì, devo dire la verità, sì, sia come proteste sia come sul web, sì, le persone sono molto più solidali, cioè si sta unificando, mentre prima era più sul questo lo devo fare io, tu mettiti da parte, ma adesso invece si sta imparando a essere uniti, cosa che magari prima era un po' sfumata, il senso di essere uniti, anche le varie regioni, Milano, Napoli, cioè si sta prendendo una direzione tutti quanti insieme. Ottimo. Sullo stesso piano, forza. La forza, sì, l'unione fa la forza, sì. Stiamo imparando a essere nuovamente un'Italia unita. Dobbiamo sempre vedere la cosa positiva, no? Da questo punto di vista. Mi ricordo il primo lockdown, Milano così, Napoli così, Caserta così, Roma era un battibecco continuo di commenti, di situazioni. Invece adesso praticamente è come se tutti avessero deciso un'unica voce, praticamente dobbiamo essere uniti, dobbiamo fare questo, e speriamo che comunque ne usciamo in qualche maniera e che comunque qualcuno ascolti anche le persone che stanno protestando, perché avranno le loro buoni motivi per fare quello che stanno facendo. Certo. Anche se togli il piatto a tavola, quando togli il piatto a tavola ai propri figli, è normale che poi scatta un meccanismo ben diverso anche una manifestazione pacifica, perché assolutamente, cioè, ovviamente la rabbia è. Volevo mandare questo di messaggio: manifestazione sì, manifesti sì, ma devono essere pacifici. Lo mandiamo anche adesso, cioè, carissimi, sì, manifestate, chiedetevi tutti i diritti, ma pensate che quando avete distrutto tutto intorno, l'avete fatto sempre con dei vostri. Infatti. L'avete fatto verso, a questo punto, verso il nostro governo, i nostri politici, cioè avete distrutto quello degli altri. Quindi non dobbiamo fare questo. Poi l'Italia è talmente bella, non la possiamo distruggere, è già distrutta lei da delle cose che non possiamo farci niente, non appartengono in realtà a nessuno, come anche i politici buoni o cattivi, non è colpa loro. No, sono per le manifestazioni pacifiche,
quando accadono queste cose si comprende che anche c'è rabbia da parte delle persone, però ecco, bisogna farlo in un modo pacifico, perché penso che l'unione fa la forza, e quando sono migliaia di persone che comunque protestano in modo pacifico, ecco, cioè, credo che qualcuno prima o poi ascolterà, insomma, non si può sempre non vedere quello che sta accadendo. Assolutamente, noi ce lo auguriamo per cambiare un attimo questo clima di tensione e di serietà, ripartiamo con il nostro soggetto principale, la nostra moda, il nostro beauty, di come cambiare l'immagine a questo punto di una persona pubblica, no? Di migliorarla. Ti volevo fare questo riferimento guardando adesso anche il tuo look sulla parte beauty, no? Il make-up e anche i capelli. Siccome c'è una pelle molto chiara e molto luminosa, a quello che io riesco a vedere così in camera, ti consiglio di utilizzare delle sfumature, visto che ti piacciono le sfumature molto chiare sui colori, di fare la stessa cosa anche con i capelli. C'è bisogno di un po' di luce, assolutamente. Il make-up Quindi mi consigli questo rosso di toglierlo bene. sì, allora, il rosso non è più di tendenza, partiamo da quello. A prescindere dalla tendenza, evidentemente ti deve star bene, quindi non dobbiamo seguire la moda se a noi non ci sta bene, assolutamente. Hai bisogno di più luce, quindi possiamo rimanere anche su delle tonalità di rosso, però molto più chiare. Abbiamo bisogno magari dei colpi di sole, senz'altro. E la stessa cosa come anche il volume. Siccome sei in una fase di crescita adesso, giusto? Lo vorresti lasciar crescere? Penso che ti starà benissimo, ti ingiovanisce anche, però te lo consiglio molto sfilato e liscio. Non riccio in questa fase, perché essendo talmente corto, evidentemente la tua faccia in questo momento diventa un po' più curvy, cioè gli dà più push-up di quello che c'è in questo momento. Quindi, essendo liscio, molto più ben composto e molto più lucido, ti snellisce anche. Quindi andiamo anche sulla parte che ci interessava prima. Invece le tonalità del make-up uguale devono essere molto chiari. Io non riesco a vedere il colore dei tuoi occhi molto bene, ma sono abbastanza scuro. Castano scuro. Castano scuro. A maggior ragione, dobbiamo utilizzare una base molto chiara, cioè il bianco, le sfumature caffè latte, se lo vogliamo, no? Molto chiaro, molto luminoso. Assolutamente anche qui la parte dei, come li chiamiamo? I zigomi, no? Cioè, devono uscire più in evidenza. Quindi, se noi utilizziamo una sfumatura di rosa, molto vintage, molto non ben evidenziata, come anche rosa. È bellissimo quello che tu lo stai utilizzando, solo che ti scurisce ancora di più. Gli dà più anni in più. Quindi più andiamo su delle tonalità molto chiare, meglio ancora. Spero che tu, se riesci a fare questo cambiamento, finché avremo modo di farlo io di persona, di vedere la differenza. Magari ci prendiamo un appuntamento sempre online, lo facciamo anche insieme. Possiamo fare la lezione di trucco e parrucco, fai da te a casa. Va bene, ci sto, una bella sfida. Perfetto, perfetto. Sul colore non c'ho niente da dire con riguardo all'abbigliamento in questo momento, almeno quello che io riesco a vedere. Non sono una grande amante io delle stampe, però questo è un gusto personale. Vedo che non c'hai accessori per niente, non ti piacciono, non li utilizzi. Quando ero piccina, ero una ballerina, fino all'età di 20 anni, ho sempre danzato, ballato, e quindi mi toglievo sempre e li perdevo, qualsiasi gioiello, anche qualche gioiello abbastanza un po' importantuccio.
centro di famiglia, e quindi alla fine non l'ho messi più e sono abituata a non metterli, li metto solo in certe occasioni. Ok. Hai magari qualche problema di allergie, intolleranze? Su qualche... No, assolutamente. Solo la rana per quanto riguarda i vestiti. Ma per quanto riguarda gioielli, no, non ho assolutamente allergia. Però è stata talmente un'abitudine che li ho. Non stanno a me. Allora, infatti in famiglia dicono non te li regaliamo più, perché tanto comunque figli non li metti mai. Ok, perfetto. Tratterò di fare qualcosa di più creativo ancora. Ti creerò dei accessori dedicati a Daniela Del Plete, se sì, lo vogliamo definire così. Vediamo se avremo di nuovo. Quindi no, nel prossimo... Nella prossima trasmissione speriamo che il tuo pacco Iris arriverà per la tua trasformazione, perché lo dobbiamo dire ai nostri telespettatori, che manderemo a Daniela dei Luca Porta a quello che noi pensiamo che sarebbe meglio per lei, innanzitutto partendo dal fatto del suo aspetto in questo momento, del suo mestiere, quello che dovrà intraprendere. È vero che adesso noi tante volte in questa posizione ci vediamo solo di busto, no? Però a casa senz'altro siamo accompagnati dal resto del team, piuttosto la famiglia. Devo dire che ci sono anche certe immagini molto carini, specialmente da parte dei maschi, no? Quando mi mandano appunto per aiutarli da un punto di vista professionale sull'aspetto, sono molto carini quando li vedo tutti con cravatta, giacca e cravatta, camicia, tutto quanto. E nella parte giù sono in pigiama. Me ne vedo di tutti i colori. Sono carini. Cioè, almeno ti fanno sorridere. Però è vero, ci sono tantissime persone che non riescono a vedere, a inquadrare, no? Colori, immagini. Il taglio è molto importante di qualsiasi abito. Io parto dal presupposto che tutti gli abiti, tutti i colleghi designer realizzano delle cose favolose. Il sbaglio è che non sono indossate da chi dovrebbero essere indossate. Quindi c'è di tutto per tutti, eh? Basta di trovarvi il vostro stile. Il messaggio è proprio questo. Daniela, che mi hai fatto una sorpresa, perché non lo sapevo che mi hai inviato già qualcosina. Quindi è stata una bellissima sorpresa che me l'hai detto adesso. A breve arriverà. Bene. Adesso che ti conosco meglio, saprò anche le prossime come realizzarli da questo punto di vista, sperando che la situazione andrà per il meglio e riusciremo anche a vederci. Sì, non è vietato di viaggiare, questo lo sappiamo, ma non vogliamo dare questo messaggio: andate, viaggiate di giorno perché tanto si può. L'idea non era questo, quindi dobbiamo essere responsabili e di restare a casa, di scegliere di restare a casa. Sì. La situazione passerà. Perché è importante il prossimo anno di cominciare la vita e di ricostruire Italia. Speriamo. Daniela, un ultimo messaggio verso i nostri telespettatori che ci hanno seguito questa sera? Non demordere mai, continuare sempre con dei progetti nuovi. Quelli che non si possono attuare, magari tenerli in cantiere, ma visto che si ha il tempo di evolverli ancora di più, e nulla, cercare di essere uniti in un periodo che ritiene opportuno essere un unico popolo.
tutti insieme, tutto qui. Perché l'unione fa la forza. E certo. Con un sorriso possiamo cambiare, sorpassare il mare, no? Sì. Certo, ma vedi, adesso tu stai a Milano, giusto? No, sono a Lecco, siamo nei studi di Lecco, perché purtroppo Milano in questo momento, lo sappiamo, non comunque, è... Comunque Lecco, io a Caserta, quindi vedi che distanza, invece ci sentiamo già unite in un possiamo capito. Vedere e possiamo aiutare tantissime persone, sì, no? Con sì. I nostri commenti, i nostri consigli, le nostre riflessioni. Ogni certo. Giorno, perché ognuno di noi... deve fare nel suo piccolo qualcosa per fare la differenza, questo è vero, e di pensare anche agli altri, non siamo da soli. E speriamo che con questa intervista, bellissima intervista, siamo anche di esempio, no? A chi ci ascolta. Assolutamente. Io ti ringrazio tantissimo per la tua presenza, Daniela Del Prete, mi raccomando, lo dovete seguire su tutti i suoi canali che voi li vedete in questo momento, che stanno scorrendo sul nostro schermo, e voi state qui con noi perché Irina Tirdea per voi ogni sera su Iris TV, Lezioni di Stile. A presto, ciao! Ciao! Non chiudo...